Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questi ESC dell'Olibro. Si tratta dei Teco 32 F3 Metal. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. I Teco Metal sono presenti in versione singola o 4 in 1. Le specifiche tecniche rimangono invariate per entrambi i modelli. Per quanto riguarda la versione singola ne ho comprato solo uno perché devo usarlo con l'RC Benchmark 1520, mentre i 4 in 1 li userò su un drone racing. Vediamo subito cosa abbiamo all'interno della confezione dell'ESC singolo. Abbiamo l'ESC, un termorestringente, un condensatore e i cavi per il collegamento. I cavi sono in silicone e sono lunghi 10 cm. I cavi alimentazione sono da 16 AVG, quelli segnale da 24 AVG. Per quanto riguarda i cavi segnale abbiamo GND che è la terra, TLM che è la telemetria e PWM che è il segnale. Se usate questi ESC con un drone FPV potete collegare solo il segnale e rimuovere i fili terra e telemetria. Il condensatore è un low ESR da 35 V a 220 microfarad, su build 4S è opzionale, mentre su 6S il suo utilizzo è obbligatorio. Per quanto riguarda i 4 in 1 abbiamo l'ESC, un condensatore low ESR da 35 V a 470 microfarad, due cavi per il collegamento al flight controller ed un set di adesivi. Come dicevo prima, le specifiche tecniche di questi ESC sono uguali per entrambi i modelli e sono a dir poco ottime. Parliamo di 65 A continui con un picco massimo di 80 A. Come suggerisce il nome, il microcontroller di questi ESC è un F3, che ci garantisce maggiore efficienza e potenza di calcolo. Questi ESC infatti sono pronti per utilizzare il protocollo D-SHOT 2400, anche se il firmware BLE-ALI al momento non ha ancora implementato questa velocità. In ogni caso comunque, essendo degli ESC BLE-ALI 32, possiamo usare i protocolli di SHOT 1200, 600, 300 o 150. All'occorrenza possiamo usare i protocolli analogici come PWM, OneShot e MultiShot. Grazie al processore F3 abbiamo anche un segnale più pulito, riducendo la necessità di avere molti condensatori sugli ESC. Negli ESC singoli abbiamo 12 condensatori ceramici, mentre nei 4 in 1 ne abbiamo 20. Come numero non sono molti, ma su degli ESC con processore F3 vanno bene. Osservando la parte superiore capiamo perché questi ESC si chiamano metal. Come possiamo notare, i MOSFET sono incapsulati all'interno di queste coperture in metallo, che contribuiscono a dissipare il calore. Nell'ESC singolo notiamo un LED RGB programmabile via software. In questo lato abbiamo un resistore che indica la presenza del current sensor. Personalmente non lo ritengo necessario, ma in degli ESC di questo livello non poteva di certo mancare. Le dimensioni dell'ESC singolo mi hanno sorpreso, non pensavo che degli ESC da 65 A potessero avere dimensioni tutto sommato così contenute. Parliamo infatti di 27x18 mm. I Teco 32 singoli risultano leggermente più alti della media, quindi verificate che i braccetti del vostro frame siano abbastanza larghi per alloggiarli senza farli sporgere troppo. Le dimensioni dei 4 in 1 sono standard per fuori 30x30, rimangono abbastanza compatti a differenza di altri ESC che sporgono parecchio oltre i fuori. Il peso degli ESC singoli è di 4,3 grammi, mentre il peso dei 4 in 1 è di 11,7 grammi. I Teco 32 F3 Metal si presentano come gli ESC migliori attualmente disponibili sul mercato e sono in grado di far funzionare qualsiasi motore per quad a 5 pollici senza nessun problema. Il processore F3, la qualità della costruzione e i 60 A di corrente continua li rendono la scelta ideale se volete assemblare un drone racing con le massime prestazioni. In alternativa potete valutarli per droni da long range con motori ed eliche più grandi. Visto che i Teco 32 Metal sono presenti sia singoli che 4 in 1, ci si potrebbe chiedere quale sia la scelta migliore. In realtà dipende sia da cosa preferite usare che dal frame che avete. Per chi fa racing, gli ESC 4 in 1 sono obbligatori, perché di solito i braccetti dei frame da racing sono più fini di quelli da freestyle. Di conseguenza montare degli ESC singoli, soprattutto di queste dimensioni, può risultare problematico. In frame più grandi come freestyle o long range potete scegliere se usare dei 4 in 1 o quelli singoli. In conclusione possiamo dire che questi Teco 32 sono tra gli ESC migliori che possiamo trovare attualmente sul mercato. Il prezzo purtroppo non è proprio basso, parliamo di circa 90 euro o 100 dollari per il set di 4 ESC singoli e di 68 euro o 75 dollari per i 4 in 1.
Nonostante ciò, con questi ESC non avrete nessun limite nella scelta dei motori e potrete scegliere il top per un drone racing o freestyle da 5 pollici. Questa era la mia recensione dei Teco 32 F3 Metal. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.